Oddio, la parte più difficile. Uno, come è nato il nostro progetto, no? Vediamo se riesco a portarlo in fondo. Allora, il nostro progetto è nato così, pur parlare a casa di Silvia, quando ci siamo trovati dopo le prime due serate. Ma dopo le prime due serate Renzo aveva illustrato un po' tutti i numeri della cultura e della musica, e Alessandro aveva fatto altrettanto con i numeri del volontariato e delle associazioni che le ospitano, questo volontariato, no? Silvia ci aveva dato il nocciolato, i numeri dello spot che doveva fare la serata subito dopo. E ci siamo accorti lì che alla fine tutto quel fare queste serate, no? Che noi avevamo indirizzato come effetto per fare un po' da archivisti che danno agli altri, diciamo, il senso delle cose, no? Ha avuto un effetto non previsto, no? Non sperato, non previsto, nel senso che i primi a innamorarsi di Piavenne siamo stati noi. Cioè, e questa sensazione è stata un po' bellissima, cioè siamo stati i primi a scoprire, per poi cercare di dirlo a voi, di quanta ricchezza c'è in questo paese, no? Questa ricchezza che, come continuo a dirlo ormai, è come questo fiume che scorre sotto a sta passerella dove passiamo sopra noi e non riusciamo a vedere cosa c'è sotto, non vediamo ogni tanto un'ansa, una volena, una bozza, ma non abbiamo la cognizione di cosa c'è a Piavenne. E questa è l'esperienza recente. In quella serata mi è venuto alla mente un ricordo, no? Un ricordo di quando ero ragazzo, no? Eccola là. Allora, quando ero ragazzo, anch'io cominciavo a sgambettare nel campo da calcio costruito da Don Pietro Costa nel 58, credo, quando sono andato io, lo stadio su mano, e facevo i pulcini, no? E andavamo tutti a vedere alla domenica le partite della prima squadra. Su questi gradoni di cemento, vedete, no, è strano, normalmente non si era mai seduti perché erano di cemento grezzo, o erano ghiacciati d'inverno, o erano bollenti d'estate, oppure piovevano, quindi quasi sempre eravamo in piedi. Allora andavamo lì noi, sti pulcini, gli allievi, gli juniores, poi c'erano gli adulti, gli anziani, a sostenere la nostra squadra. Appena usciva dallo spogliatoio si andava contro la rete a vedere se qualcuno ti salutava, così ti sentivi importante, no? Iniziava la partita, miseria. Lasciami in piedi, mi tanto ragione. Allora, come in tutte le partite di calcio, anche adesso, ma allora era diverso, sono dei momenti particolari, non sono tutti mica uguali 90 minuti. C'è il momento in cui fai gol, entusiasmo, c'è il momento in cui lo subisci, la delusione, ma c'è soprattutto quel momento in cui vedi che la partita sembra che i calciatori abbiano le gambe pesanti, no? Perché è sempre lì questo stasi, guardate, ci si avvicina verso la fine e non riesce a raggiungere il pareggio piuttosto che il risultato. E in quei momenti cominciava qualcuno, di solito dalla parte di qua, cominciava qualcuno a canticchiare l'inno, no? Tony, te lo ricordi, no? L'inno. È un inno mutuato da un film che diceva: olio, petrolio, benzina e minerale, parbattare il Piovene, che vuole la nazionale. E questo grido di incitamento partiva magari da uno, no, poi raggiungeva timidamente, cominciava a canticchiare, poi c'erano due, tre, quattro, diventava il grido di un gruppo, e poi diventava quel piccolo boato dello stadio, che non era inusuale in via Trento, non in via Trento, anche a Lourdes e anche qualche volta nella chiesa maggiore, sentire sto olio, petrolio, benzina, minerale, far battere il Piovene, che vuole la nazionale, e qualche volta sortiva anche qualche effetto sto urlo. Perché vi dico questo? Perché diversamente dal tifo di adesso, ma me emoziono, no? Quell'urlo, no, torna indietro. Quell'urlo rappresentava un qualcosa di diverso, no? Era una specie di trasposizione fonetica vocale di quel sentimento di, come si può dire, di orgogliosa appartenenza che avevamo a Piovene, no? E che non era dato solo dalla squadra di calcio che stava vincendo, era dato perché avevamo gente che pedalava bene e faceva campionati regionali. Era dato da atleti che erano andati alle Olimpiadi, era dato anche dal fatto che noi avevamo l'angelo, cioè solo noi ci sentivamo di avere l'angelo che al martedì si andava sotto da Tonio, i briscoli, i bambini e gli altri a chiacchierare, a far gruppo. Ci sentivamo importanti perché noi sapevamo come arrivava su mano da 50 sentieri, non due, ancorché non segnalati. E avevamo le birrerie. In quel tempo, cos'è che favoriva questo attaccamento? Favoriva il fatto che non c'era disponibilità di grandi mezzi di trasporto, di locomozione,
e neanche grandi mezzi di comunicazione, quindi gli orizzonti erano brevi. Il Far West, il selvaggio West, lo sconosciuto West, per qualcuno era Cosina, qualcuno ce l'aveva Schio, qualcuno a Vicenza, quelli che avevano lavori grossi ce l'avevano a Padova, ma apprezzavamo Piovene. Avevamo le birrerie, avevamo qua due birrerie che ricordo io, poi me ne raccontano quattro, no? In cui, nonostante questa scarsità di mezzi di locomozione, la gente veniva e la domenica era piena così, d'estate e d'inverno. Avevamo le lenne rossi. Avevamo le lenne rossi che ci faceva orgogliosi perché non erano mica i tempi del grasso che colavano, ma i tempi in cui si crescevano. Eravamo le lenne rossi che dava lavoro alle nostre famiglie e anche a quelle di paesi circostanti. Eravamo orgogliosi di essere tutti e quello era l'uno. Cos'è cambiato adesso? È cambiato che da un lato è andata via le lenne rossi. Abbiamo lasciato morire il paese. Piovene 8.500-8.300 abitanti, vale meno di Chipano, sul tutto sul Chipano. Gli altri sono più ferventi. Ma cos'è che manca? Cioè, c'è stato da un lato che hanno cominciato ad arrivare i mezzi di locomozione, è cominciato ad arrivare il progresso. La gente ha cominciato a cercare lontano quello che magari è sotto casa. Ma non è cambiato il carburante. Nel senso che l'olio... Cioè, nel senso che adesso noi abbiamo... A quel tempo non avevamo quei 11 cori di cui due a livello nazionale, non avevamo Piovene Teatro, non avevamo un'orchestra, non avevamo 40 associazioni e 1500 volontari, e non avevamo 2300 iscritti allo sportivi, quindi il carburante c'è ancora. E quindi cos'è che vuole fare il nostro gruppo? Cioè, avendo ancora tanto carburante, cioè avendo l'olio, il petrolio, la benzina e il minerale, vorrebbe far sì che Piovene ritorni a essere orgoglioso, che per battere Piovene, che è una nazionale. Ecco.